Ciao a tutti, oggi parliamo di allungo, come avere un allungo corretto nell'arco nudo. Se nell'olimpico e nel compound ci sono delle metodologie appropriate per ottenere l'allungo corretto, nell'arco nudo questo argomento è un po' sottovalutato. Intanto, prima di tutto, l'allungo corretto è quello che ci permette un perfetto allineamento, è quello che ci permette che le forze di spinta e di trazione siano perfettamente allineate. Unicamente questo è molto molto importante per quanto riguarda l'arco nudo. Ecco, abbiamo visto il mio allungo, che dipende ovviamente dai contatti, come vado ai contatti, come vado in ancoraggio e come sono ben posizionate le mie forze di spinta e trazione, quindi l'allineamento. Ovviamente il metodo e la tecnica che noi dobbiamo ricercare è che sia tutto assolutamente ripetibile, che il mio allungo sia confortevole e che sia soprattutto ripetibile. Ecco quattro mie frecce tirate, tutte identiche, e che hanno permesso con un buon ancoraggio, con un buon allungo e con un buon allineamento di ottenere un ottimo risultato. E questo va assolutamente ricercato. Quindi l'allungo non è una cosa da sottovalutare. Adesso vedremo molto più approfonditamente come ottenere un allungo e cosa c'è dietro l'allungo per arco nudo e per l'arco tradizionale, che non è assolutamente banale. Qual è il corretto allungo negli archi tradizionali e nell'arco nudo? Intanto, ahimè, il danno più grande che può fare un istruttore o un proprio arciere è stabilire a priori l'allungo esatto. Faccio un passo indietro, non è lo stabilire l'allungo esatto, ma è stabilire un modello di ancoraggio, perché l'allungo è dato dall'ancoraggio e l'ancoraggio, non dimentichiamocelo mai, è dato dalle misure antropometriche che ognuno di noi ha diverse. Quindi la lunghezza dell'avambraccio, la lunghezza del braccio fanno sì che noi abbiamo Sì, è ovvio, siamo tutti diversi e tutti abbiamo misure di braccio e avambraccio diverse, quindi assolutamente gli allineamenti saranno completamente diversi per ognuno di noi. Non solo gli allineamenti, ma anche la struttura. I più giovani sono molto più flessibili e hanno più capacità, quelli più anziani un po' meno. Quindi è tutto rapportato effettivamente a come siamo fatti. Nessuno è uguale. E quindi vedremo anche che non ci possono essere allunghi precostituiti, ahimè, se non con opportune modifiche di carattere delle forze in gioco, che non sono altro poi che le catene cinetiche muscolari che mettiamo poi in atto durante il tiro. Non possiamo permetterci di iniziare con un modello di ancoraggio che stabilirà un allungo che nella maggioranza dei casi, nel 99% dei casi, sarà completamente errato. Quindi se noi andiamo in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca, non avremo mai un allungo corretto. Sì, questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci possono essere allunghi precostituiti. Io non posso dire a tutti i miei allievi ancorate all'angolo della bocca, perché ancorare all'angolo, con l'indice all'angolo della bocca, vuol dire stabilire a priori un allungo che può non essere quello che il mio corpo, le mie misure consentono, ma soprattutto siamo poi sicuri che siamo allineati, che siamo in allineamento, gomito della corda e
braccio dell'arco e freccia siano allineati verso il bersaglio, non lo possiamo sapere. E quindi l'allungo dipenderà poi da questo, da come riusciamo ad andare in allineamento, ma soprattutto come dobbiamo andare poi in allineamento con le forze in gioco, le forze in gioco di spinta e di trazione. Ma come facciamo ad avere un allungo corretto? E qual è l'allungo corretto? Intanto l'allungo corretto è quello che il nostro corpo, le nostre misure ci permettono di andare in ancoraggio in modo semplice, economico, confortevole. Questo comfort sarà diverso da persona a persona. E Sempre il comfort. Se stiamo bene, se non abbiamo problemi, se ci sentiamo bene in ancoraggio, se ci sentiamo bene col nostro allungo, vuol dire che tutto è ok, perché la cosa più importante, poi vedremo anche dal punto di vista mentale in un prossimo video, come dobbiamo essere soddisfatti, soddisfatti di rimanere in ancoraggio. E quindi questo sarà dato anche, non dico proprio dalle forze geometriche, dalle linee geometriche, ma soprattutto dal comfort. Vi assicuro che non ha bisogno minimamente di avere dei contatti, di avere più contatti. Basta un contatto solo, forse due, ma un contatto è più che sufficiente per poter essere precisi poi nel proprio allungo. Vediamo. Diciamo che i contatti sono molteplici, non è proprio uno solo, non è proprio solo il pollice sotto la mandibola come capita a me, ma poi ci sono altri contatti che sono la corda, che sono altri anche magari meno importanti, meno forti, ma che contribuiscono tutti poi avere comunque un ancoraggio ripetibile. Vediamo qual è il mio ancoraggio che stabilisce il mio allungo. Poi parleremo come mantenerlo, come utilizzarlo e come imparare ad avere sempre il proprio allungo. E soprattutto parleremo quanto influisce l'allungo corretto o scorretto sul tiro. Intanto il mio allungo, che è definito dall'ancoraggio, è molto semplice. Io non ho uno zigomo sfuggente, quindi non posso andare con l'indice sotto lo zigomo, non ce l'ho preciso, ma andrò con il pollice sotto la mandibola, in questo modo qua. Ok? In questo modo la mia mano non potrà salire, che è quello il danno peggiore che si potrà fare, è quello di muovere la mano in questo senso, nel senso verticale. Ok? Per quanto riguarda l'allungo sarà dato dalla mia forma di tiro. La mia forma di tiro è precisissima per quanto riguarda l'allungo. Non c'è bisogno di indice, non c'è bisogno di toccare, non c'è bisogno di niente. La mia forma di tiro e la mia tecnica che acquisirò di volta in volta mi permetterà di avere un allungo molto, molto, molto preciso. Vediamolo. I contatti che avrò in ancoraggio e che determinano poi gli allineamenti, che determinano poi la mira, che determina poi effettivamente, perché la mira inizia dalla pretrazione, da quando io aggancio il bersaglio, quindi tutto è concatenato, tutto è assolutamente concatenato e deve essere concatenato. Diciamo che io ho dei contatti e degli allineamenti molto automatici e molto provocati dal subconscio, quindi non provoco un'attenzione straordinaria. L'allenamento e l'addestramento mi hanno portato ad ottenere questi risultati e che comunque sono quelli che dovete assolutamente perseguire, perché non è possibile controllare ogni singolo movimento. Ecco, quando guidate non guardate certo i piedi che muovono i pedali dell'acceleratore del freno o quando cambiate marcia non fate attenzione a quello che fate. La stessa cosa dovrà avvenire
per i contatti e ovviamente anche per gli allineamenti. Questo è il mio string dei 18 metri, andrò in ancoraggio in questo modo qua. E questo mi allungo super preciso. Tirerò la mia freccia, vediamo la seconda, così potete vedere che la freccia è andata esattamente nello stesso punto. Se confrontate le due frecce, hanno esattamente lo stesso allungo, senza che io, lo vediamo di nuovo, senza che io abbia un riferimento di precisione, la mia forma di tiro che mi porta ad avere questa precisione dell'allungo. Lo vediamo di nuovo. Effettivamente anche un po' di memoria muscolare contribuisce ad ottenere questo risultato, senza andare a muro con qualcosa, senza avere un riferimento con qualcosa, in modo tale che uno si può più concentrare sugli allineamenti, sui rilassamenti vari e soprattutto sulla concentrazione verso il bersaglio e l'affinamento della mira. Io direi che è la cosa più essenziale, che non avere una percezione di ancoraggio fisica, diciamo più fisica, non lo trovo necessario. Ok, per questa sera finiamo qua questa prima parte. Domani sera ci sarà una seconda parte, sempre alla stessa ora, alle 20:45, di cui parleremo, finiamo il discorso sull'allungo, vedremo anche l'ancoraggio, vedremo anche le differenze di allungo, cosa comporta la differenza di allungo, molto velocemente, per non farvi tediare troppo. Poi ovviamente le registrazioni su YouTube le metteremo al completo. Ok, grazie a tutti, buona serata e ci vediamo domani. Ciao.